Soul Music Italia con un'artista nuova per il nostro sito, Elina Falconi. Che se non c'eravate voi, adesso sono sotto i ponti. Ma perché? Ma figure anche no, però, no, 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 però. No, no, a parte scherzi, la cosa bella di Soul Music Italia è che non fa distinzioni. Sei famoso, non famoso, sei alle prime armi, se crede che il progetto è giusto, che insomma si spalga la voce, insomma, della crescita di un cantante, un cantautore, eccetera, voi non fate distinzioni e siete pochissimi, quindi io questa cosa non è una sfiorinata, sì, se lo sanno tutti. Prima, visto prima questo taglio di capelli, forse oggi non sarei qua. Ma no! Ormai ne hai tolto in gara. Ma vedi, sono una cozza con il capello nuovo. No, tu non sembra una cozza, perché gli occhi cadono altrove, lo sai. Ma sei stupida. Ma dai, parliamo no, di cose serie qua, anziché di tette. Che pure quelle sono serie, perché non assolutamente, tette sono una cosa serissima. L'ultima volta che ci siamo incontrati io e te, cioè incontrati per dire davanti a una telecamera, doveva ancora uscire il tuo nuovo album, Biologia. Sì. Non era ancora partito un tormentone, l'antitormentone dell'estate, il reggaeton, come l'avete soprannominato, magari muore, che ha fatto 1 milione di views, 1 milione di stream ed è andato benissimo, e non avevi ancora firmato con un'etichetta importante e storica come la Mescal. Quindi mi riassumi questo anno dal tuo punto di vista. Mamma mia, è stato da cardioparma, perché io quando, e tu il retroscena lo conosci molto bene, perché io avevo intenzione di fare Biologia e non continuare, cioè non per dire oddio dico addio, dico però non avrò, cioè come se fosse un testamento, perché ogni progetto, ogni disco non è scontato, ma soprattutto perché non fare un progetto fatto bene ci si impiega tantissimo tempo, energie, soldi, poi dipende, se sei ricco è un attimo, se sei come noi altri che siamo insomma dei poveri cristi è già più difficile, quindi io dentro di me dicevo faccio Biologia ma non voglio pensare a un dopo. Voglio essere sincero, voglio scrivere questo pezzo, questo album, come se fosse l'ultimo della mia vita. Perché questa cosa tra l'altro è bella, di solito tutti dicono scrivo l'album come se fosse il primo, no, invece se scrivi l'album come se fosse l'ultimo ci metti veramente tutto. Sì, perché poi oggi ci siamo, domani non si sa, ma non a livello proprio di vita, perché io dicevo non voglio accanirmi cercando di fare wannabe, voglio, e infatti ho dato via quasi un rene per fare questo disco, dico la verità. E quando è uscita, a un certo punto ho smesso di pensare a tutto il resto. Sai che di solito guardi, non lo so, i dati, vedi se una canzone funziona piuttosto che un'altra. Io non ci pensavo proprio. Perché io, da una parte, stavamo preparando il tour, perché anche lì volevamo finire in bellezza e dire, oh, cioè, sono nata nel tour facendo i matrimoni, il piano bar, la sagra del Casciucco. Che faccio? Faccio Biologia e non faccio un tour? E quindi ero già impegnata a pensare al tour, che per me era vitale, più di magari del disco, perché la dimensione live è come se fosse veramente un incontro con le persone. Certamente. Poi mi sono capitate delle situazioni, Massi, dove io a un certo punto lo dicevo, ragazzi, questa canzone è tosta ed era la parte del padre di Buona Vita, ci vediamo presto, che è dedicata a mio fratello che non c'è più. Cioè, c'erano quelle canzoni dove dicevo, ragazzi, io a un certo punto smetto di cantare, non ci fate caso. La cosa bellissima è quando c'avevo il groppo in gola, durante il live, cantavano loro per me, come di guarda, stai tranquilla, continuiamo. Come se fosse, no, ti sgamo. E sentivo alzasse sto coro, mi veniva da lì, facevo il coro del mio marito, era una roba. Cioè, loro volevano darmi fiducia, io mi andavo ancora di più, buonanotte. Finiva a terra luce e vino la canzone, che io ero un panda, proprio ero Samara di The Ring. Però sono quelle sensazioni che in uno studio di registrazione non ci avrei mai. Certo. Poi è fondamentale pure lo studio di registrazione, perché sennò sembra che uno fa chi figli e chi figliastro, no? Sono step diversi, mondi diversi, con emozioni diverse. Lo sai meglio di me che hai vissuto dietro le quinte da un artista. Non so, che ho fatto 3 dischi già. No, però quanti dischi dai? No, dai, no, assolutamente, sono due mondi molto diversi. Il live proprio a me mi riconcilia e tutta la vagonata, scusa, di merda che può avere un cantautore quando non è nessuno, si deve creare, quindi veramente impari a fare certo. Certo sulla merda, non sto scherzando. Certo, perché comunque non sai i palchi, non sai quello che troverai, non sai tante cose. Anche tanti sole che incontri, perché certo. Tante persone ti dicono, ah, ci penso io, e poi è una merda, uno schifo. Quindi succede questo, che a un certo punto tu ti senti solo al mondo,
provi a fare qualcosina di buono. La gente recepisce, abbiamo riempito dei posti che erano già di capienza grossi, tutta gente che cantava a memoria le canzoni, e tu lì dici ok, io non rinnego più niente. Cioè, se mentre prima ti sentivi uno sfigato di Madonna, mi è successo di tutto, chissà se gli altri artisti ci hanno avuto le stesse sole che ci ho avuto io, chissà se sono passati pure... A un certo punto stai talmente in pace col mondo che quasi vuoi bene pure agli tuoi ex, quasi, ora esageriamo, perché stiamo allargando, però quasi veramente ti viene da voler bene pure a quelli che ti hanno fatto più male di tutti, perché dici, oh, io a fine sto qua, ci sto anche perché la vita l'ho presa così. Però io vuoi bene un po' pochino ai tuoi ex, cioè hai fatto dei dischi sui tuoi ex, ma ecco, no, ecco, io sono i tuoi musi ispiratori. Certo, ma io i miei ex, guarda, ho cercato, anzi questo è un modo carino per fare il business, come direbbe Dina Cipollani, cioè di tutto quel dolore almeno io cerco di essere, cioè no, di portare la mia esperienza a chi magari mi ascolta e non si senta un povero pirla. Perché poi, ecco, questo succede, che io nelle canzoni sono tanto cattiva con i miei ex quanto mi rendo conto che a volte sono cattiva io, perché quando ti vanno male delle relazioni, una volta, due, tre, arriva la quarta convivenza sbagliata e dici, ma può essere colpa solo degli ex, no? Cioè, ci avrò pure io qualcuno che mi deve guardare, nel senso che tu fa vedere da uno bravo, no? E allora comincio a fare le somme, le sottrazioni, ma noi siamo un ammasso veramente di intenzioni buone, però a volte siamo dei disastri, perché ci tocchi delle corde dove siamo più fragili, scattare, impazzire e fare azioni, cioè fanno, esatto, io tantissimi amici mi fanno, guarda, sei un'amica stupenda, e poi magari se parli con mio ex mi dice quella, per carità di Dio, cioè, perché mi rendo conto che ognuno di noi magari è sicuro nella sua comfort zone, che ne so, come una sorella, come un'amica, poi magari come amante è un amante terribile, cioè no, intendo, no. In generale può essere, sì. Ognuno, ma sai, poi quando è finita la storia si tende sempre a parlare in un modo diverso, tutto perde tra virgolette di valore, a parte magari per chi viene lasciato che idealizza invece all'opposto, quindi sì. Però tu hai fatto del dolore, del tuo dolore, una cifra stilistica da condividere con gli altri, perché poi il dolore è il sentimento che guida tutti. C'era un libro bellissimo che si intitolava, c'è da solo di bello secondo me il titolo, che era un giorno tutto questo dolore ti sarà utile o mi sarà utile. Bellissimo. Cioè già il titolo ti dice tutto, perché il dolore è la cosa che ci accomuna, perché la felicità in realtà a volte ci può quasi dividere, perché tu quando vedi uno che è felice, se tu non sei felice gli vorresti dare uno schiaffone ogni tanto. Sì, no, cioè, ma anche se non gli vorresti dare, la felicità ti fa sentire autoghettizzato. Cioè io non capisco, cioè fanno benissimo quelli che esaltano la felicità nelle canzoni, però a parte che io non so proprio descriverti, per carità, ma se pure volessi descriverla, cioè la felicità, tu sei felice, magari io vedo una persona che passa qua felice, no? Posso essere felice per lei, però mi sento ancora più stronzo io che non lo so, certo, non so come dire. Ovvio. Invece se tu racconti di una magagna, le magagne ce l'abbiamo avute talmente tutti, capito, che uno non si può non sentire medesimato magari, no? Quello che penso io. E quindi è stato tutto un percorso così. Poi è successo che, ne so, mi ha chiamato la TAFO, io altra cosa, sempre perché ho la sindrome dell'impostore. Mi ha chiamato, no? La TAFO, un po' inquietante, una nota azienda di pompe funebri. Praticamente mi ha convocato una volta Riccardo Pirrone, che è un genio, che è social media manager di TAFO, e mi fa, ti va di collaborare? Credo fosse uno scherzo, perché comunque sono fan io della pagina, no? Io avevo da tempo questa voglia di fare l'inno alla vita, perché avevo letto questa inchiesta che era diventata anche abbastanza virale su Facebook, di quelli in punto di morte, cosa si rinfacciavano, cosa no. E tutti parlavano, primo d'amore, tutti, perché l'amore è inutile che scherziamo, l'amore è universale, prima o poi tutti avevano provato qualcosa, no? Quel friccicolio, l'ormonella, e tutti il rimpianto, tutti che magari a volte per orgoglio, per vigliaccheria, ci siamo fatti avanti. E poi molti dicevano, avrei dovuto vivere la vita come mi pareva a me, non come era giusta per gli altri. Questa cosa mi è rimasta talmente impressa, perché noi a volte non ci rendiamo conto che sta vita è un mozzico. Ma non voglio sembrare, nel senso, non voglio sembrare la nonna, quella che dice al nonno. Però, cioè, voglio dire, volevo fare stinna alla vita, però poi mi sono detta, Madonna, ma chi so io per fare l'inna alla vita? Perché sembra poi che se...
non lo so, sembra autoreferenziale, sembra che tu voglia insegnare qualcosa a qualcuno per forza, no? Quando mi è capitata l'occasione di collaborare con Taffo, sono impazzita perché ho imparato con ironia e con quelli, e con quelli, cioè, che ci lavorano tutti i giorni. E quindi l'idea era quella, era di cercare di incitare le persone a vivere come meglio credono, anche elogiando tutte le imprudenze. Però forse è meglio fare un'imprudenza ai limiti della legalità, è chiaro, perché sennò sembra che io dico andate a rubare, no. No. Però ai limiti della legalità, pur di, però, cioè anche le imprudenze vanno bene se una vita è viva, se uno è concentrato su quello che vuole. Ti dirò di più, Massi, scusa, è più da parentesi di stare qui. No. Cioè, secondo me tutto l'odio che vediamo sui social, diciamoci la verità, è di gente che c'è una vita di merda. Perché una persona felice, ma felice non inter... io non sono quasi mai felice, no? Però per me la felicità è essere in armonia con quello che sai fare, perché nella vita devono arrivare tutto, meno quello che sai fare. Se tu sai che sai fare una cosa e sei in sintonia con i tuoi desideri e lavori, anche solo se c'hai 10 minuti al giorno per fare la cosa che preferisci fare al mondo, ma chi ti ferma non più? Non c'è tempo di andare a odiare gli altri sulle loro pagine. Una persona armoniosa col proprio destino, quindi secondo me è felice, perché felice vuol dire tutto e vuol dire niente, dai Massimo. Certo. Una persona armoniosa col proprio destino non ce l'ha neanche il tempo di concentrarsi su quello che gli fa schifo. Quindi abbiate pazienza e avete, cioè, io dico, cercate di capirli, quelli che stanno lì e dicono no, quello è uno stronzo, vergogna, e dicono le peggio cose omofobe, bulle, di intolleranza proprio gravissima. Dovete aver pietà di queste persone qua, perché queste persone qua se le sveglieranno a 70 anni e diranno ma che vita ho vissuto, la vita del merda, perché non mi sono concentrato su me stesso. Certo. E mi sono più concentrata a vedere cosa non mi piaceva. Criticare gli altri sul... Cioè, e io questa cosa ci tengo a dirla, perché a me dopo magari muori, leggevano solo il titolo, ma hanno detto tutti i colori, micchia, questa porta male. Poi con me cascavano, dopo io capirei, sono a gruppi dei miei Martini, cioè mi dice una cosa del genere a me, ci faccio 20 comunicati, alza, non sto scherzando. E proprio ci vado, anzi ci vado da bandiera e dico, vabbè, domani ti aspetto sotto casa, sì, capito? Cioè, è certo, perché io, cioè nel senso, dopo tutti i danni che sono stati fatti nella storia, noi dobbiamo prendere come esempio quelle che sono state le persone che veramente hanno sofferto di queste onde terribili e portarle al nostro favore, proprio io farei veramente la strega fosse per me. Quindi leggevo queste cose, dicevo, ma è possibile che queste persone non si rendono conto che basta ascoltare un pezzo? Poi, che cavolo, perché dovresti giudicare una cosa solo dal titolo, no? Ma chi te lo fa? Eppure succedeva anche questo. E io dentro di me mi sono detto, ma chi me ne frega? Tanto, allora io non sono supportata dal network, non vado in TV, nel senso che non è che non vado perché non voglio andare. Beh, tutto da guadagnare. Cioè io non c'ho niente da perdere, tutto da guadagnare. Io ho riempito posti belli, l'Apollo, ho riempito un sacco di posti, cioè è stato bellissimo all'Argovenio a Roma, cioè vedere tantissima gente, e non ci credevo neanche io, perché quando l'ho visto ho detto, madonna, ma veramente, perché sai, i primi live non dai mai per scontato niente, Massi, mai. E allora dentro me dico, ma guardate questi, nonostante, perché si dice, no, se vai in TV allora ti seguono di più, cioè nonostante io non sia una che usa canali mainstream, questi qua vengono uguali, mi vogliono bene uguali, allora sai che c'è, ma che me ne frega a me? Cioè, cercare di piacere a tutti per forza, che poi perché? Allora, siccome, cioè non lo so, poi mi è successa quest'altra cosa, mentre usciva il pezzo di Taffo, Madonna Mescal, che per me è stato come trovare un marito. Sai quando non ci spera più tutta la famiglia Corporeto? Adozione a distanza, come è avvenuta questa cosa? Posso dire? Che hanno scaricato dalle tasse, non lo so, come è avvenuta questa cosa? No, ma posso dire la verità? Al 100%? Sì, certo, per dire la verità. 100%? Devi sempre dire la verità, sei quella che canta la verità e le peggio cose, no, nel senso della vita. È una cosa che ti riguarda pure. Tutto riguarda anche me. No, certo. No, però puoi dire la verità. Allora, tanto io, noi non abbiamo conflitti di interesse. Se tutto cioè, è nato, mio, cioè le tette e viceversa. Esatto. Tranquilli. Esatto, se tutto è nato grazie a questo signore qua che durante la presentazione di Biondologia, signore a chi? Sì, vabbè, signore. C'ha 60 anni. Esatto. Ma chi? Tu. Grazie a Massimiliano Longo, direttore della Music Italia, ma anche mio amico carissimo, che però
questa cosa dobbiamo dire, perché sennò sembra che no, io faccia la prediletta. Tu mi hai distrutto 300 milioni di canzoni. E appena arriva una cosa, il banano ancora qua sta. No, ma tu mi tratta malissimo, quindi lui più amico più ti tratta male, quindi sia chiara sta cosa che non è sempre scontata. E dopo 5 anni di conoscenza, ma hai fatto la prima intervista di un anno fa. Sì. Alla buon'ora. Se meritava. Ma è come Verdone che viene bocciato dal padre quando va all'esame, cioè nel senso che dice almeno dopo in casa, questo mi ha fatto un'intervista. Dopo 5 anni che stavamo culo e camicia, nel senso a livello umano, però lui mi ha sempre detto il lavoro per me è sacro, quindi io sono sincero. Fatto come una donna, te l'ho fatta sudare. Madonna, cioè, una donna d'argentina, però no, quelli di oggi. No, però sei sempre stato onesto con me e ha portato due persone molto importanti della Mescal. La Mescal è come una famiglia, bisogna dire, che sì. Si sentono i pareri di tutti, ognuno c'ha il suo settore, ma tutti devono saper far tutto. Perché sono quelle proprio da battaglia che hanno passato tutte le fasi e continuano a credere negli artisti nonostante le difficoltà del caso. Non so quelli che magari va male una cosa poi le lasciano là ed è incredibile, secondo me è una cosa. E hanno lanciato i progetti più innovativi, perché magari tanti oggi si fermano a Herman Meta perché è il nome tra virgolette di punta di questo momento. In questo momento il Blue Vertigo, i Subsonica, Cristina Donaccia, tutto ciò che era innovazione. In Italia è stato lanciato la pesca, questo va detto. Esatto. 50 euro dopo chiederò, però beh, no, euro, va detto. Esatto. Va detto. Pratica, ma io devo molto di più, perché alla presentazione del Biondologia tu mi porti il direttore artistico Marco Montanari e mi porti Tommaso Baroncelli, che già conoscevo e che grazie al cielo, sempre grazie a te, ho conosciuto anni prima, che proprio era, diciamo, tra virgolette dalla mia parte, ma io, non, sai quando non ci speri più? Ma non vuoi fare Calimero? Non speri più, perché nonostante tutte le difficoltà, ma sai quante volte sono andata, ma anche con amici a detti lavori dove non c'era conflitto di interessi, però provavo a sondare il terreno, no? Pure per capire, invece, ma tu sei una matta, non sei né indie né pop, questo linguaggio scurrile. Io dicevo, ma scusa, ma allora i trapper, ma perché io no? E i trapper, ma quelli sono trapper, quello è il genere che lo richiede, il pop devi essere più impomadato. Dentro di me dicevo, ma scusa. Ma io mi ricordo di donne meravigliose, cioè Beyoncé, dopo che era diventata mamma, nel disco ha fatto una canzone su Blue Job. Cioè, mo, cavolata, no? Se fosse stata italiana... Possiamo dire che tu sei un artista che per una major, e mi piglio la responsabilità di quello che dico, sei difficile da lavorare, perché hai le idee chiare, sei già delineata. Non a caso io vedo le major sulle donne fanno a volte dei disastri assurdi, anzi, questo lo dico io, mi piglio la responsabilità. Io ti... Proposi, tra virgolette, nel senso che te stai con una major, ma come mai Romina Falconi bla 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 bla, mi venne risposto, ma ha già fatto Sanremo X Factor. Ho capito, era una vita, fa... no, cioè, cosa ma, vuol dire? No, c'è questa cosa, scusate, io a volte leggo, ma pure di gente, ah no, quello ha già fatto Sanremo Giovani, tu voi immaginatevi un Mahmood che aveva già fatto Sanremo Giovani. Già fatto il Mahmood. Cioè Mahmood è diventato Mahmood dopo... Una gavetta di Cristo, scusate, una cosa interminabile. Ora faccio un esempio, a me mi è capitato, ma tu hai già fatto Sanremo, ho 19 anni, hai fatto Sanremo, hai fatto X Factor, che è come di una persona, ve lo giuro, è come di... hai avuto un amore? Hai già avuto un amore? Poi ti converto, basta, è finita. Ma come ti permetti tu? Cioè, ma veramente crediamo che veramente ci voglia un'occasione per convincere la gente? Cioè, che... Guarda, quanti artisti... Ma soprattutto in questo momento, quanti artisti vengono buttati perché hai fatto quello, a maggior ragione, ha fatto quello, ma se c'è un'idea, se c'è un progetto e sai lavorare, il problema è che a mio avviso purtroppo molte major non sanno lavorare, se non sul rap, il trap, che sono generi che vanno da soli, si lavorano da soli, tra virgolette non c'è bisogno di farlo, non ti è solo tirare fuori il disco. Ma secondo me è anche una questione di mole di lavoro, eh. Assolutamente, cioè, perché la pochi artisti è... come fai? Perché Mescal, secondo me, già ai tempi pensavo che fosse adatta per te, perché comunque serve un piccolo nucleo che adotta solo progetti in cui crede, che intende portare avanti senza fermarsi alla prima difficoltà. No, le difficoltà oggi sono tantissime, senza la televisione e senza i tanti, senza Maria che ti fa così. No, è vero, è vero. Benvenuta. No, vabbè, che c'entra? Cioè, il talent va bene, però ripeto, va bene se hai già le idee chiare, rischi di essere un po'... incanalato in una cosa che non ti sta bene, cioè alla fine una canzone, una carriera, cioè come un vestito
calzarti talmente bene che non puoi permetterti di sbagliare più volte. Sicuramente il talent può essere tanto interessante quanto rischioso, e il più delle volte è rischioso, perché quelli che creano veramente una carriera solida si contano sui dita della mano. No, in questo momento non si può dire che hanno una carriera solida da lontano. Donne. Non le nominiamo neanche se Satan, se infatti. Due hanno una carriera solida. Quindi quando mi ha adottato la Mescal, io mi ha adottato perché? Perché quando sei io... Abbiamo creato la Freak and Chic, però siamo molto più piccoli, non abbiamo l'esperienza della Mescal, siamo come fratelli, siamo quattro persone, Stefano, io, Emmanuel Castro, siamo Jacopo. Siamo attivi in altri campi. E siamo attivi in altri campi perché ci danno il sostentamento poi di poter fare come ci pare nella musica, quindi invece quando ti affidi a qualcuno che ha 30 anni quasi di esperienza e è pronto veramente a tutto e ne sa che ne sa, tu dici ok, noi non siamo più soli al mondo, e ci siamo guardati e quella sera ci siamo ubriacati, ma proprio carnevale di Rio, perché non ci sembrava vero, perché veramente dici ok, sembra che non nessuno possa maneggiarmi, sembra che sia difficile. C'è un discografico che sta morendo, ogni tanto te lo dico, perché stai parlando alla Mesca, se muore un discografico nel Durante non è mai carino, sai? Cioè, dobbiamo già andare alla tua etichetta dopo, cioè, poverina, ha preso freddo e c'ha un po' di raffreddore, però sta già in anch'io presa. Quando dormo col culo pure sempre così, come questa mamma di sempre. Perché mio male finito il tuo? Perché era il tuo. Non è che sarà un giornalista, perché sai che funziona così adesso, ti danno 8 poi, Fabio Fiume che mi dà 8, io mi sboglio. No, Fabio Fiume non gli danno neanche una pizzetta, gli offrono. Ma cioè, Fabio Fiume non mai sta messo a Napoli, 8, quindi nessuno gli dà. Oggi gli ha dato 8. Oggi che ieri, non lo so adesso in base a quando andremo in onda. Sì, sì, questa settimana, questo mese, ma forse pure un anno fa. Sappiate che nevicherà, e se nevicherà in certe parti d'Italia è perché il Fabio Fiume va da c'è un numero della Madonna, perché forma l'infinito e sono anche due tette. E sono anche due tette, quindi vedi che tutto torna, però tutto torna. Ho fatto una fatica del diavolo. Ma a proposito che ti ha dato 8, parliamo di questo momento che stanno arrivando un sacco di novità. Innanzitutto è uscito un nuovo singolo, Buona Vita, Arrivederci. Un singolo sobrio come al solito, dove tu affronti la fine di un amore o di un grande affetto, perché non parli solo dell'amore canonico uomo-donna, eccetera. Quando te vedi la B in quel posto, dai. Ok. E la rinascita anche. Sì. Con di mezzo, con la tua solita schiettezza, un bel rimortacci tua, diciamolo così, nel senso perché tutti poi quando una grossa storia, ma anche affettiva, padre, diversi tipi di rapporti, sì, ci fanno male, abbiamo augurato il peggio, tutti abbiamo augurato almeno per una settimana, un mese, il tempo che la ferita è, abbiamo augurato il peggio. Quindi tu con la solita schiettezza gli dici, perché non credo, c'è spazio. Sì, perché dicono che non puoi avere senza te, poi lo schiattano, perché no, non sì, è che tu dici, anzi... Se non giovaniscono, e respirano uguale. Sì, sbatti la porta, te ne vai, hanno trattato di merda, tu ritorni a casa, dopo due settimane rivedi, tutti sembra si sono rifatti il lifting, vanno in palestra, rifrequentano la gente, ma gli immortali, cioè, capito? E dentro te ti viene da dire, ma come? Cioè, ma a quest'ora dovevi stare sventrato, non solo, perché tutti noi sogniamo, quando abbiamo dato il cuore, di lasciare il segno. Se quello ti dimostra che non solo che hai lasciato il segno, ma dentro di te vuoi impazzire, perché c'è, perché c'è una cosa, sono servito la domanda, esatto, solo che cosa succede, che in questo momento a livello social ognuno di noi fa vedere solo la parte migliore di sé, le magagne non le facciamo vedere, anche giusto da una parte, perché per carità non è che uno si può svegliare di oggi quanto mi rode, no, nel senso non è carino, anche perché c'è poca empatia secondo me, cioè se domani ti svegli e scrivi mi ha lasciato quello stronzo, ti scrivono sotto che ne so, o pensano ma sei frustrata, ma sei ossessiva, che sono sentimenti in realtà che ti hanno vissuto, però poi ti devi ergere a essere una persona migliore, quindi uno non lo scrive, non lo comunica, perché ha paura in realtà di essere etichettato come fuori di testa, borderline, cioè gli aggettivi se ne possono sprecare. Ma no, ma io, cioè, a me a volte mi ha detto che io sono la capa degli istrionici.
che secondo me è una delle peggio patologie che possa esistere, perché l'istrionica è quando tu cerchi sempre di assecondare l'altra persona, ma ai limiti proprio della... che non essere bugiardi cronici, e quella è la cosa peggiore che possa succedere nella storia. Oppure, non lo so, no, ma sei depresso. Ma chi è che non è depresso dopo che finisce la storia? Fino a proprio la peggio depressione, è normale. Oppure... ci sei bipolare, perché? Perché ma come me finisce abbastanza bene dopo un mese di incazzo, perché magari ti sale in quel momento la cioè in quel momento Ognuno realizzi che realizza col suo tempo, con le sue, ognuno in base al suo, il tuo vissuto, soprattutto nella fase dell'infanzia e dell'adolescente, ti configura come tu reagirai nella vita a determinate cose, cioè ognuno in un modo diverso. E tu in Buona Vita da Rivederci lo fotografi proprio io perfettamente. volevo fotografare la magagna quando era arrivata, senza stare lì troppo a spiegare perché, per come, perché poi le dinamiche dopo sono facili, no? Cioè col tempo tu, una storia che hai vissuto 5 anni fa, oggi magari la descrivi in un modo, 5 anni fa l'avresti scritta in un altro, ma sì, ognuno di noi, perché se no vuol dire che non esiste evoluzione, no? Intendo, Certo. uno può avere più delusioni, più rabbia, poi magari c'ha meno delusione dopo un po', o magari ce n'ha ancora di più di delusione, ma te la racconta comunque in una maniera differente. Certo. Beh, tu sai che il mio motto è sempre dopo di me la morte, Dopo insomma, De non Mille solo questa lì, la morte, perché la sì, morte sta cosa che solo. bisogna essere... No, c'hai ragione. E quindi io lì dico, cioè sono quelle persone alle quali dai il cuore e loro con la scusa dell'amore ti vogliono cambiare, vogliono che diventi un'altra cosa, vogliono rinfacciarti dei segreti che hai detto loro, che è una cosa che a me mi è capitata, è Via. terribile. Perché tu racconti, io faccio un Poi esempio, lo no? usano contro. E poi te lo usano contro di te, ma nel momento in cui tu sei più fragile, che dici, ma scusa, ma meno male che, cioè, mi volevi bene, se mi volevi male, ma l'hai imparato, no? Certo, Tipo a Conte voglia. Vlad, cioè, oppure, non lo so, e quindi tu dici, sai che c'è, a un certo punto dobbiamo capire che il nostro benessere è più importante di qualsiasi cosa, ma non perché bisogna essere egoisti, ma perché non è amore, quell'amore che ti viene rinfacciato continuamente o quella persona che ti fa sentire sempre sbagliato. E allora sono gli addii necessari, soffertissimi, e infatti è stato uno dei pezzi più sofferti di tutto l'album. Ho fatto molta fatica a inserirlo dentro, perché poi ci stanno anche delle cose private Che ci sta che però tuttora condividere. me, cioè tipo mio padre, non voglio parlare male di mio padre, perché secondo me tutti e due abbiamo provato a venirci incontro, ma sai quando proprio Non c'è un punto di incontro. non gliela fai, non gliela Sono fai. due strade che arrivano così e poi però. Perché tanti con no, perché volere è potere, col Non cazzo, non è sempre. vero, non è A volte vero, si andate chiude qualcosa in una maniera per cui è difficilissimo. Più di un tanto non ce l'ha. Non ce l'ha. Però vedi anche quello, cioè. La sincerità, io dico sempre, paga sempre nella musica, quindi raccontare anche una cosa così, dici? secondo me Perché la ti senti come sincerità in un paga declino, sempre. Samu, non è bello. Però secondo me, guarda, io per farti un esempio italiano, parliamo sull'italiano, cioè, credo che le prime canzoni, dei primi dischi di Tiziano Ferro avessero una sincerità Madonna. disarmante, croci, cicatrici, c'erano dei riferimenti, diceva molto di più di quello che poi la gente magari intendeva, perché erano dei testi molto critici. Ha pagato, perché la sincerità, cioè, il dolore comunque ci accomuna tutti, e se tu senti che il dolore di una persona è sincero con i giusti canali, ovviamente deve arrivare alla gente, quelle canzoni devono arrivare, nel momento che arrivano paga sempre, perché la gente sa riconoscere una canzone sincera. Quanti artisti dei talent vedi entrano e dopo 2 anni sono spariti, sostituiti da un clone, perché manca la sincerità, sono canzoni scritte a tavolino, scritte spesso magari da altri, rimangono quelli che invece magari hanno un attimino più di viscerità, sincerità, e quindi la verità secondo me paga sempre, fai benissimo a dirla anche quando ti senti un pochino scoperta, perché come accadrà in Sì. questo centro ascolto, la gente verrà da te, si lascerà scoperta, tu che hai questo potere, cioè bellissimo, di scrivere canzoni che non è un potere da sottovalutare, perché tu, a differenza magari di un altro, il tuo dolore lo puoi buttare su carta e condividere, renderlo mezzo per unire le persone, hai quasi il dovere, tra virgolette, di aiutare gli altri a tirarle fuori le cose, a dire, oh, non sei l'unico stronzo, anch'io ho avuto questa grossa cosa, anch'io magari non mi parlo con mio padre, eccetera. Butta fuori, condividi, dillo.
Secondo me sì, ti ripeto, paga sempre con sincerità. Meno male. Assolutamente sì.